Passiamoci qualche altra notizia un po' più vecchia. Giovane uccide il padre, per lui era un demoniato. Credo che questa vicenda di Treviso, no? Giovane uccide il padre, per lui era un demoniato, è letteralmente sparita dai giornali. Se voi vi ricordate quanta enfasi sono stati riempiti i giornali, il Gazzettino, il Mattino, Nuova Venezia, della vicenda di questo poveraccio che ha ammazzato il padre perché il padre diceva che era indemoniato, la sua famiglia gli dava dell'indemoniato, dovevano prendere le sette, sicuramente c'erano sette sataniche, sicuramente c'era qualcosa. La notizia del 23 marzo è sparita letteralmente dai giornali. Perché questo? Perché gli unici responsabili ad aver montato la testa di questo povero ragazzo sono stati gli esorcisti, è stato il parroco e sono stati i familiari cattolici. E allora naturalmente giornali come il Gazzettino, come il Mattino di Padova, come la Nuova Venezia, pronti a sparare puttanate rispetto a chi non si può difendere, fanno sparire le notizie, perché tanto in fondo è solo un povero matto. C'entrano i cattolici, c'entra gli esorcisti, c'entrano i preti, c'entra la famiglia bigotta, per cui viene fatto sparire letteralmente dalla cronaca. E questa è una tecnica usata per sparare in prima pagina il titolone, colpevolizzare chi non si può difendere e poi far sparire dal giornale la notizia. Dopo magari, se a qualcuno serve, si spara un dubbio in prima pagina, si spara forte un dubbio in prima pagina e lo si rifà sparire. È una tecnica anche questa per vendere fumo. E vediamo un attimino qui cosa abbiamo. Sì. Vabbè, diamo sempre notizie sul suicidio collettivo della giungla, le vittime della setta in Uganda, che poi setta erano quelli dei 10 comandamenti, per cui erano cattolici. Erano cattolici. Che differenza c'è fra una setta cristiana e Wojtyla, e il cattolicesimo di Wojtyla? In fondo dice che in Uganda erano i seguaci dei 10 comandamenti, dunque non erano cattolici, no? Ma qual è la differenza fra essere cattolici e seguire il cattolicesimo ed essere come quelli dell'Uganda che fanno fuori 800 persone, 900 persone perché devono seguire i 10 comandamenti? Non c'è nessuna differenza. La differenza è che Wojtyla dice: quelli dovevano mettersi in ginocchio davanti a me, non davanti a quelli che gli hanno venduto la verità dei 10 comandamenti. Praticamente sono solo due personaggi, Wojtyla e questi, che si contendono il gregge da portare al macello, e ognuno pensa di macellare il gregge a modo suo. Allora, questi qua dell'Uganda lo macellano subito, Wojtyla lo fa morire più lentamente, o meglio, una volta lo metteva sul rogo, adesso non lo può più fare perché alcune regole sono, ha degli ostacoli, diciamo, ecco, nel bruciare vive le persone. Questa è l'unica differenza che c'è, e praticamente sono solo due che si contendono la gente da mandare al macello. Vabbè, dopo i morti diventano mille. In Uganda è sempre più caccia a questi. Beh, questa è una notizia abbastanza divertente. Norvegia. Atei parificati ai muezzin. Oslo. Par condicio per atei e musulmani a Oslo. Il consiglio di quartiere, detto Piccolo Pakistan, per il gran numero di immigrati musulmani, ha deciso che i muezzin avranno il diritto di gridare ai fedeli l'invito alla preghiera ogni venerdì a mezzogiorno, ma anche gli atei, anche agli atei è stato riconosciuto il diritto di gridare il lunedì o il martedì con pari forza che Dio non esiste. Vabbè, è da ridere, va bene così. Va bene. Cassazione, diritti uguali per tutti. Una sentenza della Cassazione del 1 aprile del 2000, e non è un pesce d'aprile.
parità tra i lavoratori italiani e stranieri. Fra immigrati e lavoratori italiani non può essere fatta alcuna distinzione. Hanno diritto alle stesse opportunità di impiego, hanno diritto allo stesso trattamento e hanno diritto allo stesso stipendio a parità di mansioni. Non sono schiavi che si comprano e si vendono. Chiaro? Lo dice la Cassazione e lo dico anch'io. Tre dei quattro premiati sono candidati all'Oscar. Gli Spirit Awards del Festival del Cinema Indipendente, dal Gazzettino del 27 marzo del 2000. Protesta antiaborto contro il film di Michael Caine. Tre attori candidati agli Oscar hanno trionfato sabato anche agli Independent Spirit Awards, i premi assegnati ogni anno al cinema indipendente. La manifestazione svoltasi sulla spiaggia di Santa Monica ha visto anche l'affermazione del film satirico The Election, che ha conquistato tre premi, miglior film, miglior regista, eccetera, miglior sceneggiatura. E via avanti, no? In campo femminile, eccetera. Allora, migliore opera, intanto per questi film la protesta antiaborto si è abbattuta sugli Oscar. Gli attivisti del gruppo I Sopravvissuti, cioè sono cristiani assassini in pratica, quelli che combattono, combattono per costruire la miseria, combattono finché le persone non possono determinare la loro vita, combattono perché ci siano schiavi da comprare e da vendere, e si chiamano I Sopravvissuti, hanno inscenato a Los Angeles una serie di manifestazioni per protestare contro il tema abortista del film Le regole della casa del Sidro. Nel mirino del movimento per la vita, in realtà per la miseria, sono finiti lo Srin Auditorium, il teatro delle cerimonie degli Oscar, la casa di Michael Caine, che interpreta il medico abortista, e il party della Miramax, produttrice del film. In pratica, questa gente, pur di costruire miseria, pur di costringere le donne a non abortire, a mantenere la miseria, a impedire alle persone di determinare se stesse, sono disposte a fare molta, molta, molto danno al sistema sociale. E finché gli altri non cominceranno a prendersi in mano la responsabilità e a combatterli, questi continueranno a impazzare. E andiamo ancora avanti. La polizia sventa il suicidio di massa degli adepti della setta peruviana. Dalla Repubblica del 29 marzo del 2000. Un suicidio di massa di 86 membri di una setta cristiana peruviana. Guarda caso, sempre cristiani, che avendo deciso di lasciarsi morire di fame è stato sventato dalla polizia in una zona selvaggia delle Ande peruviane. I seguaci del movimento pentecostale Quilabamba erano stati convinti dal loro leader della necessità di realizzare un digiuno completo di 40 giorni nell'imminenza della fine del mondo. Eh sì, sto discorso qua, finisce il mondo, che c'è il giudizio universale, arriva il Cristo sulle nuvole. E sono 2000 anni che fa casino, che fa danni, che ammazza persone, che distrugge sistemi sociali, che costruisce la miseria. Prima vi ho parlato, quando c'era Franco, no? Vi ho parlato e in realtà il comunismo dei primi cristiani era un comunismo di morte. Cioè, nel senso, quando voi trovate gli insegnamenti sui Vangeli, dice Gesù dice al ricco: dai tutte le tue cose ai poveri e seguimi. Non è che lo dice per rinunciare alla ricchezza o per combattere la ricchezza, ma per l'inutilità della ricchezza, che tanto sta finendo il mondo. Cioè, a te chi te lo fa fare di essere miliardario se il mondo sta finendo e domani muori? Tanto vale che tu dai tutte le tue ricchezze a me, che dopo io le distribuisco ai poveri, e ti salvi la vita e hai in premio il paradiso. Questo era il discorso del comunismo dei primi cristiani, era la distruzione di quello che erano le ricchezze, ma non le ricchezze intese soltanto come proprietà della persona, ma in ricchezze intese come sistema sociale. Cioè, quando i cristiani arrivano a Roma, distruggono la medicina, distruggono la cultura, distruggono le scuole, distruggono i trasporti, distruggono tutto ciò che è collettivo, tutto ciò che fa della ricchezza collettiva.
tutto quello che è il sistema sociale. Perché? Perché tanto sta arrivando la fine del mondo. Cioè, chi ce ne frega noi di costruire le strade se sta arrivando la fine del mondo? Chi ce ne frega noi di fare istruzione pubblica se sta arrivando la fine del mondo? Questo era il senso della comunità dei primi cristiani. Cioè, era una comunità di miseria perché tanto sta arrivando la fine del mondo. Ora, cosa succede questo? Che questo concetto di rinunciare alle ricchezze, cioè le ricchezze come il nemico delle persone, come ti te vuol diventare sior, tu te vuol diventare ricco, è stato il leitmotiv che è stato assunto anche da molti movimenti comunisti, molti movimenti socialisti, cioè combattere chi è ricco. E che era proprio un movimento cristiano, era un movimento tipicamente del cristianesimo. Perché? Perché quel concetto era stato instillato educazionalmente nelle persone, cioè il condizionamento educazionale cattolico alle persone ha garantito che chi sei ricco è il tuo nemico, e quel che sei ricco è il nemico, sei puoreti, perché sicuramente i puoreti vuol portare via la sua roba. Questo è stato il casino che è stato compiuto dal cristianesimo. Cioè, mentre il marxismo portava avanti un'ideologia di trasformazione sociale, il cristianesimo, lavorando sul condizionamento educazionale dei bambini, ha detto: ti che ti sei povero, te a combattere quel ricco e portare via la roba. Ti che ti sei ricco, te a combattere quel povero, perché sicuramente il povero vuol portarti via la roba. Ciò che è mancato è stata la capacità del marxismo proprio di agire sui bambini, cioè di agire sull'infanzia, dove la ricchezza non era necessario rinunciare alla ricchezza, ma era necessario usare la ricchezza per il benessere sociale, che poi diventa un concetto anche più vasto e usato da altre ideologie, perché se io produco automobili devo fare due cose necessariamente: devo primo mettere nelle condizioni le persone di comprarmi le automobili, perché se le persone muoiono di fame le automobili non me le compra. Secondo, devo costruire delle strade, perché se non ho le strade su cui le automobili può andare, chiaramente non ha senso che la gente venga a comprarmi le automobili. Inoltre devo fare un'altra cosa ancora: devo costruire dei motivi per cui la gente mi usi le automobili. Cioè, la gente non viene a comprarmi l'automobile per fare Venezia-Parigi e Parigi-Venezia, se non ha nessuna cosa da fare a Parigi o nessuna cosa da fare a Venezia. Cioè, se io costruisco delle merci e voglio arricchirmi vendendo quelle merci, devo anche costruire le condizioni per cui quelle merci riesca a venderle. E questo invece non interessava al cristianesimo. Il cristianesimo dice: ti sei ricco, bisogna che ti diventi più povero, perché tanto in camera mi, e ti che ti sei povero, bisogna che ti vada male quel che sei ricco, perché quel che sei ricco non entra nel regno dei cieli. Per cui il casino grosso che è arrivato a livello delle trasformazioni sociali è stato questo scontro che c'è stato. Il concetto di comunismo cristiano si è sovrapposto a quello che era la trasformazione marxiana. Per cui oggi come oggi cosa abbiamo? Abbiamo della gente che si dice di sinistra, non sanno un cazzo di marxismo, però conoscono, si ricordano il comunismo dei primi cristiani o al massimo forse l'utopia di Tommaso Moro, qualcuno che ha fatto un po' di liceo classico. Nello stesso tempo la gente combatte il comunismo perché sicuramente quello è il marxismo, ma il marxismo non è il cristianesimo, per cui un bellissimo scatafascio che alla fine va a finire in un solo modo, cioè la gente viene comprata e venduta, cioè le persone non hanno più la capacità di chiamare le cose col loro nome e vengono comperate e vendute. Per cui questi personaggi, suicidio di massa di 86 membri della setta cristiana, hanno tutta la possibilità di lavorare finché vogliono. Perché? Perché il centro non è la forma di pensiero alta o la forma di pensiero funzionale, è il condizionamento educazionale, è la magia nera che si installa dentro le persone. Questo è il vero centro. Se non viene rimossa la magia nera, finché ci saranno le parrocchie, ci sarà lo spaccio di eroina. Finché ci saranno le parrocchie, finché si metteranno in ginocchio i bambini, ci sarà il traffico di schiavi, ci sarà la prostituzione. Cioè, è inutile che vengano invocate leggi per far questo o leggi per far quello. Finché la magia nera viene installata nei bambini, finché i bambini vengono costretti in ginocchio, finché i bambini non diventano dei soggetti di diritto, che sarà lo spaccio d'eroina, che sarà il traffico di schiavi, che sarà la compravendita, che sarà 20.000 morti sui posti di lavoro, così come fosse niente, che sarà gli avvelenamenti, che sarà la distruzione dell'ambiente. Cioè, il nocciolo sta soltanto sulla magia nera. Finché i bambini non vengono riconosciuti quali soggetto di diritto costituzionale,
Purtroppo continua a essere spazio di eroina, perché? Perché mettendo in ginocchio i bambini nelle parrocchie, si portano i bambini ad essere dei consumatori di eroina, anche se non la comprano, viene distrutta la loro capacità di determinare il futuro, di costruire il futuro, per cui in quel momento verrà costruito soltanto la distruzione di loro stessi, diventeranno i consumatori di eroina pronti a comprarla. E questo, continueremo sempre a parlare di questo, perché se non riusciamo a capire che il nesso fondamentale, il nocciolo centrale è la costruzione delle persone. Questo è la cosa. Dopodiché possiamo fare tutte le ideologie che vogliamo, possiamo avere tutte le idee che vogliamo. Tanto vi assicuro che tutte le idee che abbiamo adesso di migliorare il sistema sociale facendo questa legge o quella legge, nel giro di 5 o 7 anni non le avremo più, cioè ne avremo già cambiate. Per cui tutti i nostri, se facciamo una legge contro la prostituzione, facciamo una legge contro lo spaccio, mandiamo via questo, facciamo quest'altro, è relativo a quello che noi sentiamo in questo momento. Per cui è soltanto una cosa abbastanza irrilevante. L'unica cosa importante è riuscire a trasformare i bambini in soggetti di diritto costituzionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando ti devi fare una roba a un boccetta, è un attentato alla Costituzione. Questo significa. Per cui significa un intervento militare delle forze dell'ordine, un intervento della magistratura, quando si fa una roba ai bambini, quando si costringono a fare delle cose che sono fuori dai canoni del diritto costituzionale. Cioè, se è inutile che te vai al Presidente della Repubblica, te dici stronzo, e ti mette in galera perché hai detto stronzo al Presidente della Repubblica, ti hai fatto un'offesa al Presidente della Repubblica. Quella è una cazzata. Il Presidente della Repubblica ti dice dell'imbecille ed è capacissimo di difendersi. Ma diventa gravissimo quando lo stronzo lo dai a un bambino di 2, 3 anni, 4 anni. Quello è gravissimo. Perché incidi sulla sua struttura energetica, cioè lo prepari a distruggerlo. Questo è veramente grave. Cioè, l'intervento della magistratura non deve essere fatto per difendere il Presidente della Repubblica, sa benissimo difendersi da solo con questo genere di cose, è il bambino che va difeso. Naturalmente questo non è possibile dall'oggi al domani, ma va costruito un processo di trasformazione sociale perché le cose vadano a cambiare, questo è il nostro compito. Vabbè, l'ASL di Mantova al prete in ospedale, vuoi dire messa, apri la partita IVA. Beh, mi sembra anche giusto, la scaricasse le spese. Questa è una notizia della Repubblica del 28 marzo del 2000. E cosa porta a mettere in ginocchio bambini? Dalla Repubblica del 28 marzo del 2000. Chiamateli figli cronici, diventare adulti fa paura. Dopo averlo massacrato da bambino, avergli dato dell'idiota quando aveva 2-3 anni, dopo averlo costretto a fare delle cose assurde, allucinanti, tipo cresima, comunione, metti in ginocchio e tutto il resto, sono figli cronici, a diventare adulti fa paura. Non sanno più compattare se stessi, organizzare se stessi per affrontare la loro vita. Genitori, allora, il 42,9% dei coniugati al di sotto dei 65 anni vive entro un chilometro dalla casa della madre. L'11,3% dei coniugati sotto i 65 anni vive nello stesso caseggiato, il 3,9% vive nella stessa abitazione. Tra i figli che non vivono più con la madre, la vedono tutti i giorni, il 58% dei maschi e il 65% delle femmine. Il 77,3% incontra la madre almeno una volta a settimana, il 70,2% la sente per telefono una o più volte a settimana. Cosa significa questo? Significa la difficoltà di staccarsi da un cordone ombelicale. Quel cordone ombelicale non è mai stato tranciato effettivamente. Gli italiani e la casa. Vabbè, poi ci esistono altre statistiche e altre cose. Cioè, c'è questa incapacità di crescere, che è l'incapacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E questo è una cosa veramente grave, gravissima, anche perché esiste, quando un individuo non è più in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, significa che c'è un sistema sociale che non è più in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità di se stesso e comincia a essere dipendente da qualcosa.
e dopo il sistema sociale va a scatafascio. Bene, vediamo un attimino i telefoni, 049 700 700, 049 700 838. Allora, confessione negata al bimbo Down, rivolta dei fedeli contro il prete. Il vescovo chiede scusa, ma a sto bambino Down sto prete gliene ha già fatte ancora. È inutile che vi lamentiate, questa è la Chiesa Cattolica. Pronto? Pronto? Sì? Parli Simone Palacallo da Venezia. Dica. No, volevo sapere, no, ti parli del paganesimo, ma a che livello ti sei, diciamo, del paganesimo? Ti sei quello dei, non so, dei idoli, dei teste a de capra, dei teste de cosa sia, più o meno così, o ti sei a livello dei dei? Perché non sia la stessa cosa. Cioè, almeno non so cosa risponderti. Cioè, no, ma se no, cosa vuoi? Cioè, no, il problema cioè, è questo, che se dopo non sei mica la stessa cosa. Non sei mica la stessa cosa, crede nei teste, diciamo, crede, cioè, cosa sia. Chiariamoci una robetta, se solo i cristiani che crede nelle statue, mi faccio... No, ma so che simboli... No, siccome... Io faccio teurgia. Siccome, siccome che, diciamo, i dei, se sta una cosa che storicamente... Come dire, a gente che credeva, dopo si sta a dimostrare che l'Olimpo non esisteva. Come per no? Dire. Come no? Certo che esiste l'Olimpo. Per cui, se credemo nella fantasia, se credemo nella fantasia, ognuno ha le sue fantasie, diciamo. Se uno che si definisce pagano deve dire su cosa, su dove che si riferisce, per dire, perché come dire, i dei che ha sostituito e teste a de capra, diciamo, e i vari così cose dove che la gente credeva che fosse che qui fosse che dasse i vantaggi e sicurezza, si pregava, e il mondo è sempre stato condotto dal pensiero religioso. Ma guarda che se dopo 4 anni che parlo per radio e parlo del paganesimo, te mi domandi ancora sta roba, veramente, o penso che te mi ascolti la prima volta? No, ma i pagani, mi so che i romani, diciamo, adorava appunto, adorava così dei testi. Cominciamo da qua, cosa vuol dire adorare per te? Adorare vuol dire credere ciecamente, divinamente, e chiedere favori e fargli dei sacrifici, così. Ti stai dicendo una sciocchezza, perché? Perché adorare viene dal latino che significa cioè verso, orare, parlare. Io che sto parlando con te ti sto adorando. Beh, non lo sapevo, se io dal punto di vista pagano... Da finezza adoro, così... No, non è una finezza. Insomma, adorare vuol dire, vuol dire donarsi di... quasi ciecamente, insomma. No. Se tu mi dai il significato dal punto di vista cristiano, sono affari tuoi. Io, questi significati qua, da pagano, li ho già spiegati. No, ma se l'evoluzione del mondo, diciamo che i dei che superano gli idoli. E come Dio, il Dio, adesso non so se è plurale o singolare, diciamo, ga supera i idoli, no? Carlo, se tu sei convinto di questo, mi ti dico, continua nella tua convinzione. Ma questo si sta all'evoluzione. Perché quando come dire, con come dire, la credulità dei agenti, già era facile dimostrare che, come se sta così l'evoluzione, ma l'evoluzione dovuta a cultura, a cose sempre più avanzate, che ha portato il passaggio. Mi penso che dove si i primitivi, che dove si ancora di popoli primitivi che adora dei teste, che adora dei bestie, che adora dei... Assolutamente, ma perché vai a... No, che adora, nel senso che fa riferimento, diciamo, no? Che pensa che qui abbia delle capacità soprannaturali, per dire. Se tu sei cristiano e tu segui quello che ti dice il missionario cattolico, sono affari tuoi. No, ma guarda, quasi stata la capacità del cristianesimo, che è vegadia eticamente,
dieticamente ga integrati siamo i pagani di ora. La capacità del cristianesimo è stata quella di ammazzare la gente. No, questo è stata. No, dieticamente vuol dire che tra, diciamo, come dire, ebrei e pagani, è ga crea qualcosa, è ga fatto un monopoliteismo. Ha fatto un massacro. Basta, non esiste altro. No, ma diciamo in termini di funzionalità è ga crea questo. Sì, ma e dopo nel cammino del cristianesimo i santi ga sostituio, diciamo, no, così in fondo i idoli, Carlo, che c'era al tempo di Romani, senti, per Carlo, dire. Senti, mi capisco che ti gabbi da difendere e cristianesimo. No, vara che mi, senti, poi, mi quantomeno sono agnostico, però a me piace, come dire, culturalmente, no, come dire, ecco, creare un dibattito. Ma dico i tre passaggi, diciamo idoli, dei e di. Sono una puttanata, ti sto dicendo. Insomma, il mondo si sta condotto dal pensiero religioso. No, se ne sono inventati i preti, che poi tu la fai tua, un altro discorso. Cioè, il cattolicesimo è un buco nero nelle vicende umane, no. Non ha niente a che vedere né col paganesimo né con altro. No, ma il mondo si sta condotto dal pensiero religioso che si ga così. Dal cristianesimo. Carlo, se tu sei cristiano, continua a essere cristiano. Ma se... del cristianesimo, come dire, del cristianesimo ha preso, come dire, ecco, l'enunciazione universale, il concetto di affratellanza, perché cosa vuol dire che siamo figli di un padre unico? Ma quale? Dove sta questo concetto? Nella tua testa o dove? No, Carlo, ciao. No, ti saluto, però chiarisciti su che tipo di che paganesimo. Scusa un attimo, Fiore, mi è 4 anni che parlo. Se tu sei un cristiano, se cassi tui, cioè se ti pensi che il cristianesimo sia fratellanza universale, se è un tuo problema, ma te l'hai da dimostrarlo, quello non è vero. Tant'è che quello stronzo di Nazareth, e te dice tutti gli uomini siano uguali in ginocchio davanti a me, e tutti sono arrogati il diritto di mettere in ginocchio chi non si può difendere. Che poi tu sia un cattolico, sono affari tuoi, capito? Pronto? Ciao Flavio, ciao. Volevo sentire, secondo te la realtà dei fatti, spacciatori o drogati, che per conto mio sono anche vittime, no? Dei spacciatori eccetera, sì. Non so, in parte, tutti religiosi cattolici, e dopo volevo chiederti, se una donna abortisce volontariamente o involontariamente, che secondo me che si differenza secondo le motivazioni, quando quel bambino muore non ha avuto l'opportunità di costruirsi, secondo te è distrutto, che sia una distruzione se stesso? Ciao, sì, sì. Ciao. Allora, quando uno abortisce o un bambino muore, quella coscienza è distrutta. E non esiste altra possibilità, quella che è scienza è distrutta, punto e basta, è inutile mettersi in testa tante cose. La vita è un processo di costruzione e bisogna fare in modo che le condizioni siano al meglio. Dopodiché, che gli spacciatori siano cristiani o cristiani, non mi interessa quello che loro pensano, ma mi interessa quello che loro fanno, cioè sono le azioni che qualificano gli uomini. Pronto? Pronto? Sì? La sento poco. Mi senti adesso? No, l'unica cosa che voglio dire, perché non voglio entrare molto in merito nei discorsi, nel senso che è vero che ognuno ha la sua esperienza, ognuno interpreta le cose, soprattutto in questo ambito anche, diciamo, nuovo del paganesimo, visto secondo alcuni aspetti. Però, ecco, proprio per non far confusione, la cosa che un po' mi dispiace è una sorta di incapacità comunicativa tra chi può anche non avere pensieri come questi, anche se in parte, in una certa misura, mi possono anche andare bene. E un'altra cosa, io non scinderei molto i contenuti dalla modalità e dal tono con cui si discute, nel senso che è proprio anche un fatto proprio di... Io sento una grande carica aggressiva, una grande carica di rabbia, nel portare avanti determinate tesi, e non so, a me piacerebbe a volte che ci fosse una maggiore dialettica, una maggiore pacatezza, soprattutto nei confronti delle persone che magari possono pensarle in maniera diversa.
ripeto, io in una certa misura mi trovo anche abbastanza aderente a questi concetti, però vorrei che ci fosse di più questa possibilità anche da parte sua, di poter accogliere anche dei pensieri in maniera misurata, con un confronto abbastanza pacifico, perché mi sembra che ci sia questa, questo dente avvelenato che non permetta una discussione costruttiva. Questa è la mia idea, insomma. Sì, no, saluto. No, legittima, grazie. Sì, no, ogni idea è legittima e io non sto dicendo che da parte mia non c'è questa carica di forza, questa carica di violenza, questa carica anche di incomprensione rispetto a certi atteggiamenti. Il problema è questo, che io faccio quello che posso e sono ciò che sono, e proprio perché faccio quello che posso e sono ciò che sono, costruisco ciò che riesco a costruire. Pertanto può anche dispiacermi di non essere in grado di portare avanti discussioni più pacate o discussioni diverse con le persone, però io ritengo che le persone devono anche farsi un po' il mazzo, cioè nel senso che devono anche affrontare ciò che è la vita, perché Carlo che ha parlato prima, io ho parlato per 4 anni e mezzo, ho esposto idee, ho esposto pensieri, ho esposto la mia visione del mondo, e questo qua ancora mi tira fuori il discorso di tipo Donini eccetera, dove il cristianesimo è un'evoluzione del paganesimo. Questo per me è un'offesa, cioè voi non vi rendete conto che questa roba qua per me è una delle più grosse offese che potete farmi. Non è così semplice. Pronto? Va a casa, Marchio! Pertanto... Va a casa, che te mare te stete che a Troia! Vedete, questo è il livello, questo è il livello di pacatezza che ci può essere in giro, insomma. Pertanto... finché accusate me di non essere pacato, c'è un discorso, però se io faccio un discorso per 4 anni e mezzo, per 3 anni e mezzo, per sta radio, e sto spiegando la visione del paganesimo, la visione delle cose, i mondi della percezione, e ancora mi vengono a dire, sai, è stato dimostrato che l'Olimpo non esiste, beh, mi girano un pochino, insomma, cioè, se non hai ancora capito il discorso che sto facendo sull'Olimpo, il discorso che sto facendo sugli dèi, che cosa sono gli dèi, qual è la relazione fra l'uomo e gli dèi, beh, in effetti, se questo non è offensivo meno sto qua che ti manda a cagare, insomma, cioè, questa è la mia visione. E il discutere pacatamente lo puoi fare quando esiste effettivamente una contrapposizione, ma non quando esiste semplicemente un modo per rivangare continuamente quello che hai detto. Ho detto 50 cose, tu, pronto? Sì, ma vaffanculo, non sai ancora capito che non te vai un cazzo, di 4 anni, cosa hai a parlare per 4 anni? Cosa servi tu al mondo, spiegami? Non ti dici che sei minoranza, amico. O no, vaffanculo pure. Ecco, questo è il livello di relazione che esiste, per cui... tenete presente quanto sia importante questo, dopodiché è inutile che parlate a me di pacatezza quando i cattolici stanno tentando di alzare i roghi, cioè mi sembra che chiedete a me di accettare i roghi. Ultima, pronto? Sì, Claudio. Sì? È Giampaolo. Pronto, Claudio? Sì, dimmi. Mi senti? Pronto? Mi senti? Sì, sì, sì. Io direi che più eloquenti di queste ultime telefonate non ce ne siano altre. Vero. E con questo, guarda Claudio, ti abbraccio, ciao, anche ciao. Se non sono un pagano, sono un altro, ti abbraccio. Ciao, 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 ciao. Bon, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, chiedo scusa a Mario, ma comunque adesso è la mezza, vi do appuntamento per le ore 19, continueremo Tommaso Didimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.